Ciao a tutti, io sono Sabrina e benvenuti in un nuovo Vlogmas. Questo è il primo di due Vlogmas. In questo vi farò vedere la mia vision board di quest'anno e vedremo insieme quello che sono riuscita a raggiungere e quello che non ho ancora raggiunto. Ma magari, non lo so, alcune cose forse potrei farle l'anno prossimo, altre magari non mi interessano più. Nel prossimo video invece ci sarà la seconda parte, ovvero in cui creerò la mia vision board dell'anno prossimo. Oddio. Ok. Iniziamo. Allora, innanzitutto vi faccio vedere la mia vision board di quest'anno e vi anticipo che ce l'ho sia in formato cartaceo che in formato digitale, ma sono diverse. Vi spiego perché. Questa è la vision board che ho fatto a dicembre dell'anno scorso per il 2021, mentre questa è la vision board che ho fatto a marzo? Non lo so, qualche mese dopo, marzo-aprile. Sempre per il 2021 e diciamo che le cose sono abbastanza simili, però non lo so, forse volevo semplicemente cambiare colori. Però sì, le cose sono simili, cioè no, sono uguali, sono gli stessi obiettivi. Quindi non farò una divisione tra ciò che ho raggiunto e ciò che non ho raggiunto. Elencherò un po' di cose, vediamo quello che sono riuscita a raggiungere e quello che invece no. Partiamo benissimo perché la prima cosa che vedo è viaggiare. Sono appena tornata da un viaggio, quindi questo c'è. Ora passiamo a un tasto dolente. Scrivere un libro prima dei miei 21 anni, quindi a giugno. Siamo a dicembre e non l'ho ancora scritto. O meglio, vabbè, è in fase di lavorazione. Comunque, questo non l'ho raggiunto e vabbè. Poi, mangiare più sano. Sì. Cioè, io credo di averlo raggiunto perché... Cioè, non è più... Cioè, più che altro non era mangiare più sano, era... sto guardando un po' entrambe. Era più che altro avere un rapporto migliore con il cibo e quindi... Anche riprendere a mangiare sano sicuramente, però in primis avere un rapporto migliore con il cibo. E ce l'ho fatta, però nell'ultimo periodo sto un po' perdendo questo rapporto fantastico e quindi... Dai, diciamo che è stato raggiunto in parte, posso ritenermi soddisfatta, so come approcciarmi, cioè ho già richiesto aiuto, diciamo, per aiutarmi a avere un rapporto migliore, ok? Quindi, sì. Avere una bella relazione, tipo, sì, ho messo delle mani di due persone, sì, sto ancora con il mio ragazzo e sono molto felice, è una relazione che... mi piace molto, quindi, cioè, nel senso, sono soddisfatta della mia relazione, anzi, sì, è proprio una brava persona, sì, sì, sì. Siamo molto felici, molto innamorati, quindi va bene. Poi, avere un feed Instagram ordinato. Allora, diciamo che quest'anno ne ho cambiati tantissimi, ma in generale nella mia vita ne ho sempre cambiati tantissimi i feed Instagram. Quello che ho adesso mi piace... Non è il mio preferito, però mi piace e sta iniziando ad avere un certo senso. Quindi sì, questo sono soddisfatta, ho un bel feed attualmente, quindi bene. Allenarmi. Più o meno. Nel senso, vabbè, in realtà all'inizio dell'anno mi sono allenata parecchio, cioè quasi tutti i giorni per... parecchi mesi, cioè fino all'estate, tipo da gennaio a giugno, quindi beh, no, forse maggio, vabbè, comunque, quindi bene. Poi ho ripreso a novembre e poi basta, vabbè, però dai, l'ho fatto, non sono stata abbastanza continuativa, però dai, più o meno. Fare YouTube, sì, wow, lo sto facendo, se sto facendo questo video è perché sto facendo YouTube, quindi... Che bello, sì. Ottenere il corpo che voglio. No, questo no, però... dai, ci lavoro su. Diciamo che questa cosa è connessa allo stile di vita alimentare e anche, diciamo, all'allenamento, quindi allenamento più stile di vita sano, ok. Sì. Questo non l'ho raggiunto, però. Lo raggiungerò. Guidare, perché io ho la patente da... Cazzo. Oddio, domani
Sì, domani faccio 4 anni di patente. No, aspetta, l'ho presa a 18 anni. Quindi 2018, quindi 2018. Tre anni di patente, perché ora ho 21, effettivamente. Comunque. Ok, ho la patente da 3 anni, però domani faccio 3 anni, wow, top. Comunque, non guido mai perché guidare non mi piace, sinceramente, e quindi se posso farmi scarrozzare da qualcuno lo preferisco mille volte di più, però voglio farlo perché sì, perché sento che voglio farlo per, boh, non so, spirito di indipendenza, non lo so, ma anche perché, cioè, effettivamente non si possono fare soltanto le cose che piacciono. Ok, non mi piace guidare, però secondo me va fatto. Cioè, non per forza, ok, nel senso c'è tanta gente senza la patente, però secondo me è utile. Quindi, sì, devo farlo, insomma. E quindi questo, diciamo che quest'anno ho acquistato un pochino più di dimestichezza, ancora non guido, cioè, nel senso, più che altro è una cosa che dipende molto dai miei genitori, ma perché effettivamente mi hanno sempre vista molto svogliata, vabbè. Quindi non mi lasciano la macchina perché non si fidano, però sicuramente io mi fido molto di più di me stessa rispetto all'anno scorso, quindi questo dai, diciamo che può andare. Poi, lavorare online. In realtà quest'anno non ho fatto il lavoro online che facevo gli altri anni, ovvero tipo lavoravo come tipo scout per un'agenzia che proponeva ai ragazzi per fare casting, sfilate, cose così, cioè io dovevo praticamente trovare le figure da presentare all'agenzia, cioè qualcosa del genere, ed era un lavoro online. Quest'anno non l'ho fatto perché effettivamente mi portava via abbastanza tempo e non avevo dei guadagni chissà quanto grandi, quindi. Boh, ho incrementato il flipping, che non so se si può definire flipping, perché quello è più che altro un termine americano che indica principalmente, se non sbaglio, la vendita di case, tipo comprare case e poi tipo ristrutturarle o arredarle e quindi venderle a di più. E io, cioè non è che compro e vendo case per il momento, però cioè, spesso compro e vendo cose. Poi, cioè, nel senso, compro a un prezzo minore e poi le rivendo a un prezzo maggiore, quindi diciamo questa è una fonte di guadagno. Quindi sì, quest'anno l'ho fatto parecchio effettivamente, quindi dai, lavorare online più o meno, non il lavoro che intendo io, però dai, è qualcosa, cioè nel senso ovviamente li vendo online, però boh, non lo so. Non lo so, poi l'anno scorso se non sbaglio ho anche fatto più collaborazioni, però quest'anno ho fatto la mia prima collaborazione su YouTube, ovviamente perché l'anno scorso non esisteva YouTube per me, però vabbè, cioè non esisteva questo canale. Comunque, avere più cura della mia persona, cioè nel senso tipo avere le mani sempre curate, trucco, capelli, cioè non per forza trucco, però nel senso essere sempre in ordine, a posto. E questo sì, cioè più o meno sì, a parte qualche volta che magari non lo so, dovevo scendere a fare la spesa, però per il resto sì. Sì, cioè tipo le unghie le ho sempre avute ok. No, in viaggio no, perché si era rotta, ma che potevo farci in viaggio, vabbè, comunque. Ultima cosa. Sì, perché qua avevo messo un'altra cosa, ma che sapevo non si sarebbe realizzata, quindi non so se perché l'ho messa. Tipo cambiare casa, cioè non cambiare casa. Andare a vivere proprio da sola. Vabbè, però non so perché l'ho messa, perché effettivamente lo sapevo che non sarebbe stato possibile. Forse l'anno prossimo, però non lo so, cioè nel senso perché l'anno prossimo in teoria spero di andare in Erasmus e però non lo so, non so come funziona, non so se potrò vivere da sola o no, cioè non lo so, devo capirla questa cosa comunque. Ma non è questo il focus dell'Erasmus, il focus è partire perché, vabbè, ovviamente anche fare gli esami, però nel senso voglio partire. Comunque, curare un po' le mie amicizie, nel senso, non lo so, cioè nel senso, io a parte certe volte non mi reputo una buona amica, infatti mi dispiace questa cosa, però in generale io ho sempre avuto più che altro amici maschi. E quindi certe volte, cioè nel senso non mi è mai pesata la cosa, perché voglio dire, boh, nel senso mi trovo bene, ok. Però certe volte mi rendo conto che mi manca una presenza femminile, cioè non una, ma tante presenze, cioè nel senso proprio l'energia femminile. E quest'anno diciamo che
le cose sono state un pochino più equilibrate. Cioè sì, ci sono stati sempre i miei amici maschi, però ho anche conosciuto molte più ragazze e quindi ho comunque, non lo so, sono diventata, ho fatto più amicizie femminili, diciamo, e questa cosa mi ha reso abbastanza felice, quindi bene. Quindi sì, questo è assolutamente un obiettivo raggiunto. Ok, direi che nel complesso bene. Forse non ho raggiunto giusto due o tre cose. No, dai, due. Scrivere un libro e allenarmi con costanza. Perché poi per il resto, sì, ho raggiunto quasi tutto, tranne alcune in parte, però le considero raggiunte, cioè nel senso sono soddisfatta. Quindi, bene. Quest'anno è andato molto bene, effettivamente, anche perché, cioè, io ne ho parlato già in un altro video che vi lascio in descrizione, nell'info box. È assurdo, perché certe volte, appunto, vedendo le mie vision board, cioè questa e questa, mi rendo conto che effettivamente ci sono delle cose che sono esattamente come le ho vissute, cioè le foto che ho messo, tipo per esempio, cioè banalmente questa dell'aereo, ve la faccio vedere, no qua non ce l'ho, vabbè, dell'aereo, vabbè, ve la mostro così in modo molto professionale, cioè è una scemenza perché effettivamente è questa la visuale dell'aereo, però effettivamente ho fatto un viaggio in aereo di sera e quindi vedevo questo scenario, wow, quindi sì. Che bello, cioè non lo so, oppure non lo so, questa dell'amicizia, oddio, è tipo un brindisi, non so se si vede, comunque wow, molto molto soddisfatta. E diciamo che quest'anno è andato benissimo, veramente il 2021 mi è piaciuto, non avevo tante aspettative, non so perché, ma perché per me l'anno, cioè non è questo il motivo, però io penso che l'anno per le persone inizia in momenti diversi, quindi le persone in generale in momenti diversi hanno modo di dare una svolta alla propria vita. Mi spiego meglio, forse ne ho già parlato di questa cosa sul canale, comunque per esempio c'è il mio ragazzo che per il 2021 era super gasato perché appunto non vedeva l'ora, diceva che sarebbe stato il suo anno ed effettivamente anche lui è andato molto bene, anche lui ha fatto una vision board, sono molto orgogliosa. Poi ci sono altre persone che considerano l'inizio dell'anno con settembre perché ad esempio pensano a quando iniziava l'anno scolastico, quando andavano a scuola, quindi facevano coincidere le due cose, quindi dicevano a settembre, il nuovo gennaio, ok. Forse quest'anno un pochino l'ho vista in questo modo, ma non tanto. Quello che io ho sempre visto, anche se quest'anno appunto non tantissimo, ma perché era un periodo un po' buio, non lo so, anche l'anno scorso in realtà era un periodo buio, tipo quello che coincideva col mio compleanno, ma non c'entrava niente col mio compleanno, però era quello, il periodo tipo di maggio, giugno, luglio. No, non sono stati dei mesi particolarmente felici. Comunque, per me di solito l'inizio dell'anno, quindi quando do una svolta alla mia vita, e coincide con la data del mio compleanno, che è a giugno. Non so perché, però appunto io lo vedo così. Ah sì, forse perché tipo, cioè non vedo tipo l'inizio di un nuovo anno in generale, un nuovo anno solare, un nuovo anno scolastico appunto, ma un nuovo anno per me, nel senso a me, per me è appena finito un anno e ne inizia un altro perché appunto compio gli anni e quindi, cioè capito, non so se ha senso, però non so se mi sto spiegando. Quindi quest'anno non lo so, non l'ho vista molto in questo modo, però di solito sì, vabbè, comunque. E quindi sì, in generale quest'anno mi è piaciuto un sacco, questo 2021, se ci ripenso, wow, ho fatto veramente tantissime cose. Ah beh, come lavoro online posso anche dire di aver aperto il mio brand di vestiti, accessori e arredamento, anzi l'arredamento in realtà è uno spoiler perché ancora devono uscire dei pezzi, comunque sì, però non ho ancora venduto niente, però vabbè, comunque, cioè nel senso io l'ho avviata l'attività, quindi è stato un bell'anno. Spero che il 2022 sarà ancora meglio. Nel prossimo video quindi faremo la vision board del 2022 e quindi ci vediamo al prossimo Vlogmas.